Bentornati a Pillole di Percussioni. Questo magico strumento con le effettive sembianze di un UFO si chiama Handpan. È uno strumento molto giovane, il primo modello infatti viene realizzato tra la fine degli anni 90 e l'inizio del 2000 a Berna in Svizzera. Nasce inizialmente con il nome di Hang, prodotto da due artigiani della ditta Pan Art, che nel corso della loro produzione avevano lavorato allo strumento caraibico steel drum. Un giorno un musicista richiese alla coppia di artigiani di fondere le caratteristiche dello steel drum con quelle degli strumenti del Medio ed Estremo Oriente, come il gong, le tabla e il gatam. Nacque così il celebre hang. Per essere suonato non occorreva l'ausilio di bacchetti o battenti, ma solo l'utilizzo delle mani. Difatti, hang in dialetto bernese vuol dire proprio mano, uno strumento unico che in pochissimo tempo divenne ricercato in tutto il mondo. Acquistarne uno era diventato praticamente impossibile. Per questo diverse aziende nel mondo iniziarono a produrre un modello simile, chiamandolo con nomi differenti: Space Drum, Bells, Disco Armonico e tanti altri nomi. Tutti questi strumenti vennero racchiusi in un'unica grande famiglia, quella degli Handpan. Lo strumento è composto da due gusci sferici in metallo, i quali una volta uniti conferiscono la tipica forma lenticolare. Ma ce ne parlerà meglio una vera e propria icona nel mondo degli Handpan, Loris Lombardo. Ciao Francesco, grazie per avermi invitato, sono molto felice di presentarvi questi strumenti chiamati Handpan. Per esattezza questi sono Lombardo Handpan, tutti strumenti realizzati a mano da me, dalla mia azienda. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono i suoni e le parti di questo strumento. Questo lato si chiama lato ding, questo perché la nota centrale si chiama appunto ding, è un suono onomatopeico. Mentre l'altro lato si chiama lato gu. Abbiamo la base del ding. Abbiamo le note. Abbiamo il bordo. Abbiamo poi i suoni armonici. Abbiamo il collo del gu e abbiamo tutto il resto della cupola. Sullo strumento possiamo applicare diverse tecniche derivanti da altri strumenti. Ritmo maksum derivante dalla darbuka l'ho applicata all'handpan. È possibile giocarci anche un po'. A te la linea, Francesco, e a presto. Ciao. Ancora grazie infinite a Loris Lombardo per il suo importante contributo a Pillole di Percussioni e noi ci vediamo alla prossima pillola.